Partita di cartello al Dele Alpi. L'Inter è in grande condizione. La partenza nerazzurra non dà scampo alla Juve. È Igor Shalimov che le dà il colpo decisivo. È il 21 marzo 1993. L'Inter non vinceva a Torino contro la Juventus da tantissimo tempo. In panchina c'era Osvaldo Bagnoli. Non era una grandissima Juve, sicuramente. Noi quell'anno abbiamo fatto molto bene, eravamo ben disposti in campo, abbiamo concesso poco a Vialli e compagni. Vialli, il tiro di Vialli, devia Zenga. Rivediamo questa bella parata del portiere interista. Ci sono state queste due giocate, soprattutto di Shalimov, che quando era arrivato dal Foggia i primi mesi volava, stava benissimo e aveva fatto gol. E poi Ruben Sosa, sappiamo quello che ha fatto per l'Inter, ecco. Qui nasce il primo gol, al 16esimo. Orlando a Sosa, la rete dell'1-0. E Sosa, il pallone da questi finisce a Fontolan, poi Shalimov, ed è il gol del 2-0. Una vittoria meritata dopo tanti anni che non si vinceva a Torino. Questo è un successo dell'Inter sul campo della Juventus molto inatteso, e tra i suoi giocatori c'è questo mediano centrocampista russo, Igor Shalimov, dalle caratteristiche strane, perché era un giocatore che sapeva calciare molto bene, quindi aveva la stoffa per essere un centrocampista di classe, di anche rifiniture, e poi correva. Per Shalimov, che manda fuori di poco. Però Shalimov regalò veramente degli sprazzi di classe altissimi. Questo gol ne è la conferma. Qui si muove veramente con la disinvoltura di un bomber e mette dentro da lontano. Beh, è chiaro, anche se sono in una grande, perché l'Inter è una grande, direi, come squadra, però vincere a Torino fa sempre piacere. Piacere immenso, perché non è tanto facile vincere a Torino, no? Io ci sono riuscito una volta. Questa è la prima o la seconda? Questa è la seconda.